coach, si torna in campo domenica contro Vicenza capolista. Facciamo un passo indietro però. Il derby ha dato ovviamente un risultato importante e anche una prestazione importante, perché deciso tutto nel secondo tempo non è mai una cosa scontata, una prestazione del genere, i secondi 40 minuti. Assolutamente no. È la prima volta in questa stagione che abbiamo giocato per diciamo 80 minuti, quindi primo tempo tanto lavoro sporco, tanto lavoro fisico, e poi il secondo tempo siamo rimasti concentrati e è entrato un po' più facile perché ovviamente le gambe stanche, ha aperto più spazio, siamo riusciti a attaccare lo spazio più a largo e sto andando più mete. E quindi, come detto, è la prima volta, perché anche in passato due o tre partite in casa non siamo riusciti a chiudere così bene, e infatti due partite dovevamo prendere a casa il punto bonus che non l'abbiamo fatto. Quindi l'umore è giusto e siamo pronti per il derby, l'auto derby diciamo di Vicenza. Che è una squadra, abbiamo detto prima, tostissima. Prima in classifica, zero sconfitte all'attivo, quindi è la sfida sulla carta più difficile in questo momento. Come la state preparando? È la squadra, guarda, ovviamente sono imbattuti. Abbiamo perso la prima partita del campionato all'ultimo secondo da loro. Quindi abbiamo tanta voglia delle rivincite. Stiamo preparando un modo, ovviamente cercando di curare i dettagli che possiamo ancora migliorare delle ultime partite, però più a livello di infermeria, perché in questo periodo con l'influenza è un disastro, che oggi come oggi abbiamo metà squadra fuori, quindi diciamo più fuori del campo che dentro il campo la preparazione. Ecco, l'hai proprio detto tu, visto che questa è la prima partita di ritorno, facciamo allora un piccolo bilancio su che Verona Rugby è in questo momento, dopo tutta l'andata alle spalle, com'è cambiata rispetto a quella prima partita? È cambiato tanto, ovviamente la prestagione è stata corta per noi come per tutti, e quindi abbiamo iniziato un po' 50-60% delle strutture, dei modi di giocare che volevamo fare. Piano piano ogni settimana abbiamo cercato di crescere, migliorare, inserire altre cose, quindi adesso siamo ben ingranati nel modo in cui vogliamo giocare, però sicuramente anche loro, visto loro sono molto più completi, molto più solidi in difesa di come erano, e quindi sì, ci troviamo in due squadre in forma in questo momento.